Benvenuti a questa videopillola sull'attività motoria a scuola. Io sono Francesca Darè, istruttrice di ginnastica per bambini e adulti, kinesiologa, dietista, ma soprattutto amante dello sport e del movimento. Con questo video spero di darvi un aiuto per acquisire una metodologia di lavoro da attuare nel momento in cui andate a programmare una lezione di attività motoria a scuola. In questo momento l'attività fisica e sportiva non è semplice da proporre, a volte non è stato possibile o non è ancora possibile farlo. Gli anni passati, in supporto ai maestri e alle maestre, venivano affiancati progetti con istruttori specializzati inviati dal CONI o dalle società sportive che andavano a colmare il deficit presente su questa tematica nella formazione della figura educativa dei primi anni scolastici. Infatti, come per tutte le discipline presenti a scuola, anche l'attività motoria ha una sua didattica specifica, una metodologia e dei contenuti molto ampi che non sempre possono essere colmati se non con appositi approfondimenti e formazioni personali di voi docenti e o con una parallela esperienza personale che magari avete sviluppato nell'ambito. Ecco perché ho deciso di registrare questa videopillola in questo momento storico così difficile per la scuola, perché nonostante le avversità, le imposizioni, le barriere che vengono poste, possiate comunque proporre ai bambini l'educazione motoria di cui hanno bisogno e che si meritano. Partiamo quindi dalla metodologia della lezione. Partite innanzitutto dalla quantità di tempo a vostra disposizione. Sarà il vostro punto di partenza. Infatti, avere 60 minuti, 55 o 50 fanno la differenza. Calcolate una prima parte di accoglienza, bastano anche solo 5 minuti, che possono venire impiegati anche per un gioco libero, soprattutto se l'attività motoria segue molte ore al banco o è l'ultima ora della giornata. Vedrete che 5 minuti di sfogo iniziale vi permetteranno di avere maggiore attenzione nella seconda parte della lezione da parte degli alunni. Fate seguire almeno 8-10 minuti di riscaldamento o avviamento motorio. Infatti è necessario riscaldare tutti i distretti corporei in generale e con particolare attenzione di volta in volta per quelli che verranno più sollecitati nella seconda parte della lezione. Tenendo 5 minuti finali di defaticamento, che serviranno anche per concludere la lezione tirando le somme di quanto avete fatto, la restante parte dell'ora di lezione la impiegherete come parte centrale per lo sviluppo delle attività. È fondamentale avere gli obiettivi da perseguire chiari e specifici per la classe di appartenenza, ovviamente. Con questi alla mano potrete sviluppare attività generali a più ampio spettro ed esercizi specifici per l'obiettivo da raggiungere. Ma facciamo un esempio. Se volete lavorare sull'equilibrio, attività specifiche possono essere svolte individualmente dagli alunni, cercando posizioni di equilibrio da mantenere sui diversi appoggi singoli, ad esempio un piede, oppure a coppie, ad esempio un piede e una mano, ad occhi aperti o chiusi e con variazioni di posizione degli arti nello spazio. Più in generale, invece, come proposta di gioco si può proporre il gioco della corsa dei sacchi, fatta anche a coppie, oppure un percorso specifico sull'obiettivo che lo stimoli in diverse situazioni. Ad esempio con limitazioni nello spazio, con giravolte per simulare l'orientamento, oppure variando la direzione di camminata come andando all'indietro oppure di lato. In quest'ottica un gioco libero di sfogo ad inizio lezione può essere un 2-3 stella che diventa anche funzionale alla lezione stessa. Riassumendo, accoglienza, riscaldamento, parte centrale con attività generali e specifiche ed defaticamento. Ricordate infine che il vostro obiettivo come educatori è quello di fornire opportunità di movimento per tutti, cercando di stimolare l'entusiasmo, ma soprattutto la partecipazione consapevole all'attività. Buon lavoro e vi aspetto alla prossima videopillola.